Bentrovati lunedì 22 giugno, nuova edizione del telegiornale. Apriamo con la regione Campania. Da oggi, quindi lunedì 22 giugno, è facoltativo l'uso delle mascherine all'aperto e obbligatorio al chiuso. È stato pubblicato il provvedimento ricognitivo di alcune norme già previste dalle precedenti ordinanze della Regione Campania, con specifico riferimento all'uso delle mascherine e alla ripresa delle attività lavorative in presenza, smart working, nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Come già annunciato e stabilito nella precedente ordinanza, dal 22 giugno 2020 non è più obbligatorio, ma facoltativo l'uso della mascherina all'aperto. Resta invece obbligatorio l'uso della mascherina al chiuso, mezzi pubblici, negozi, supermercati e in tutte le situazioni di assembramento o dove non vi è la possibilità di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro. Nel provvedimento si affronta anche il tema dello smart working con l'indicazione di facilitare progressivamente la ripresa delle attività lavorative in presenza, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. E ci spostiamo su Agropoli, polemiche per quanto riguarda la chiusura del lungomare San Marco di Agropoli. E dunque vediamo com'è andata nel weekend questa diciamo sperimentazione. Traffico intenso, ingorghi e lunghe attese al semaforo. La sperimentazione della chiusura del lungomare San Marco di Agropoli ha subito sollevato il problema che tutti avevano preannunciato. Lo stesso sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, aveva già ravvisato la problematica reale della viabilità alternativa nel capoluogo cilentano, ovvero l'attesa al semaforo di via Padre Giacomo Selvi, che a suo dire sarebbe di 5 minuti per gli automobilisti in entrambe le direzioni di marcia. L'alternativa potrebbe essere eliminare il semaforo e optare per il senso unico. Ma l'ultima parola l'avrà il primo cittadino che ha già annunciato il prosieguo della sperimentazione. Innanzitutto l'orario. Abbiamo deciso di chiudere alle 8, poi abbiamo chiuso realmente alle 8:20, ma credo che l'orario sia sbagliato. Ci siamo resi conto che alle 8:20 ancora c'è gente che lascia le spiagge e quindi la chiusura determina un affollamento inutile che si può evitare, magari posticipando l'orario di chiusura per le 21. Quindi la prima considerazione è questa. Poi abbiamo osservato, con particolare riferimento al traffico e con particolare riferimento al sottopasso che si è caricato del traffico che non poteva più passare dal lungomare, che tra le 9 e le 10 c'è stato un po' di affollamento, ma neanche eccessivo, insomma, non si è creata quel disastro annunciato che qualcuno sperava, né tantomeno le code sono state chilometriche, come qualcuno pure aveva annunciato. L'attesa è stata non più di 6-7 minuti all'altezza del sottopasso, però in quell'ora c'è stata una buona confusione che si è determinata per effetto del grande traffico, anche probabilmente dall'impreparazione di molti turisti o automobilisti che magari non erano stati informati della chiusura. Questo si può migliorare certamente, si deve migliorare se si immagina una chiusura stabile, quindi lì vanno presi dei provvedimenti. In particolare nei vicoli qualcosa ci è sfuggito, in qualche punto addirittura le macchine sono riuscite a inserirsi per tornare proprio sul lungomare, questa è una cosa da evitare certamente. Dalle 10 in poi il traffico si è regolarizzato e quindi le cose sono normalizzate. E quindi di lì in poi non ci sono stati più problemi. Una considerazione certamente legata anche alle presenze, non c'è stata moltissima gente sul lungomare, ma questo sia anche normale, essendo la prima serata, una campagna stampa negativa ha anche scoraggiato qualcuno a venire, ma io penso invece che la passeggiata era una bella passeggiata. Poi naturalmente le attività commerciali non hanno prodotto né previsto servizi particolari, atteso che era comunque una serata di prova, quindi sul numero delle persone io credo sia soltanto un fatto incidentale. La gente, se dovessimo decidere che funziona, il resto arriverà certamente nel tempo.
E leggiamo adesso una nota del gruppo Facebook Riapriamo l'ospedale di Agropoli che esprime la massima solidarietà al sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, per le minacce di morte ricevute nei giorni scorsi. Questo allarmante episodio ci spinge a sottolineare l'importanza nell'agire contro chi diffonde intolleranza e odio. Mali che minacciano la nostra convivenza civile e democratica, hanno scritto dal gruppo Riapriamo l'ospedale di Agropoli. Poi continuano: la contrapposizione politica e il confronto delle idee non deve mai sfociare nell'intolleranza in nessuna delle sue forme. Gli amministratori del gruppo Facebook Riapriamo l'ospedale di Agropoli condannano totalmente qualsiasi forma di violenza verbale nella illusione di questi vili che possa rimanere impunita. Facciamo un appello alle forze dell'ordine affinché questi leoni da tastiera possano essere tempestivamente identificati e perseguiti legalmente. La non violenza distingue l'uomo dalla bestia. Mahatma Gandhi. E dunque, ancora una notizia da leggere: sorpreso a lavarsi nudo in strada, extracomunitario sottoposto a TSO. Singolare episodio nella giornata di ieri a Valloscalo, dove un cittadino extracomunitario era intento a lavarsi seminudo ad una fontana pubblica. Allertati da alcuni residenti, sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione che al loro arrivo sono stati aggrediti dall'uomo che è andato in escandescenza e ha cominciato a danneggiare delle fioriere poste lungo la strada. Una volta riuscito ad immobilizzare, i militari hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 e l'extracomunitario che è stato sottoposto al TSO. Spostiamoci ancora su un servizio adesso, spiagge di Trentova al via da parte dell'amministrazione comunale della pulizia dell'arenile. È arrivato l'ok da parte dell'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per la pulizia dell'arenile sulla spiaggia di Trentova. Da un punto di vista morfologico, dichiara il sindaco Coppola, che vuole fare chiarezza sulla questione, in località Trentova la spiaggia è scomparsa. Le mareggiate purtroppo hanno creato uno scalino di pietre che hanno impedito il normale trasporto della sabbia. Quest'anno, proprio da un punto di vista morfologico, strutturale, la spiaggia, la sabbia se n'è andata, è andata via. Le mareggiate che sono arrivate ce l'hanno sottratta. Così come l'anno scorso le mareggiate avevano creato una spiaggia più grande rispetto al normale, una spiaggia bellissima, l'anno scorso c'era a Trentova, quest'anno il mare ce l'ha tolta. Le mareggiate molto forti avevano creato anche uno scalino di pietre, una barriera di fatto. Quindi il nostro obiettivo era soltanto quello di, con un mezzo meccanico, di diciamo, smontare questo scalino, rendere la cosa, livellare le pietre, in modo tale da consentire all'acqua e alle onde del mare di Trentova di portare la sabbia sulla spiaggia. Questo era tutto l'obiettivo che avevamo. Nessuno voleva distruggere, nessuno voleva fare danni ambientali, nessuno voleva. E si è creata una grande confusione, una grande tensione anche emotiva sulla questione che il comune volesse intervenire sulla spiaggia, chissà fare che cosa, chissà chi favorire, magari favorire i lidi, favorire i privati, ma favorire in che cosa? Facendo che cosa? Voi sapete che i privati là sono ancora chiusi, non sono riusciti ad aprire la loro attività? Questo lo sanno le persone che accusano l'ente di voler aiutare chi che sia. Io, diciamo così, se non fossi stato il sindaco di Agropoli, avrei dato una mano ai stabilimenti balneari. Avrei dato una mano perché sono famiglie che lavorano e che si sono trovate in difficoltà. Però noi siamo amministratori, quindi dobbiamo, diciamo, rispettare pedissequamente le normative. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto al parco le autorizzazioni per poter fare questo intervento. Il parco ci ha detto in maniera precisa e puntuale come muoverci, cosa che faremo regolarmente. Poi, per evitare che male lingue o cattive persone cattive che pensano al male possano sospettare di noi, abbiamo addirittura chiesto ai privati di fare l'intervento di livellamento delle loro parti dell'arenile prima,
E quando loro hanno terminato, interveniamo noi sul nostro parte del regno, in modo tale da non mettere i mezzi insieme per evitare, diciamo, confusione. Perché la logica sarebbe stata: scendiamo sulla spiaggia rapidamente, un poco lo fa il privato, un poco lo fa il pubblico, e sistemiamo rapidamente alla meglio la spiaggia con interventi così come il parco ci ha detto di fare. Facciamolo. Questo intervento descritto dal parco, facciamolo insieme. Ecco. Addirittura i nostri funzionari, diciamo, anche noi alla fine, abbiamo deciso di dividere le forze in due tempi per non sentire quelle continue, violente critiche, proteste che non hanno nessun fine, perché noi non abbiamo intenzione di favorire o aiutare nessuno, cerchiamo soltanto di rendere quel posto meno disastroso di com'è in questo momento per effetto dei movimenti del mare. Questo è tutto. Quanto è mortificante però che le persone senza arte, molte persone senza arte né parte, vanno a criticare senza motivo un'amministrazione comunale o quant'altro, insomma, senza una base reale e senza collegamento alle realtà. È brutto ricevere, insomma, improperi, cattiverie e cose false quando non si compiono, però questo è anche il nostro compito, anche questo, ricevere ed essere infangati senza aver fatto niente. Il primo cittadino ci tiene a precisare che la pulizia del litorale di Trentova sarà effettuata con mezzi meccanici gommati di piccola dimensione, mentre laddove non sarà possibile pulire con i mezzi meccanici, la pulizia sarà effettuata a mano. Bene, facciamo una pausa pubblicitaria, ci rivedremo tra pochissimi minuti. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo richiede un impegno da parte di tutti noi. Anche la BCC Bucino Comuni Cilentani fa la sua parte, facciamola insieme. Per arginare la diffusione del coronavirus è importante evitare i contatti diretti, distanti ma vicini. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza, l'innovativo servizio che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Scegli la tua filiale, seleziona la data e l'orario a te più utili e prenota. Un operatore ti aggiornerà su tutte le misure messe in campo dalla banca. Recati in banca solo su appuntamento e segui le nuove disposizioni su www.bccbcc.it. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Ci siamo sempre, distanti ma vicini. Io resto a casa. Elysium è il centro polifunzionale che stavi cercando. Piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Tutte le attività sono situate in un ambiente di nuova costruzione, moderno e pulito, dotato di ampi e comodi spazi. Elysium è un'esperienza completa per tutti gli appassionati di sport e benessere. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info @elysiumforyou.it, telefono 0974 177 3200. Elysium, il tuo centro benessere.
Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Incidenti stradali, infortuni sul lavoro, danni causati da negligenza medica o imprudenze. Siamo un team di professionisti capaci di assisterti in ogni circostanza. Offriamo consulenza gratuita, massima discrezione e supporto in ogni fase delle operazioni. Perché l'attenzione al fattore umano è sempre vincente. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno, telefono 0974 17 35 044, sito internet risarcimentitalia.com, Facebook GSA Risarcimenti Italia. Un posto speciale per i tuoi cari, Villa Franca, a Domignano Scalo. Soluzione abitativa per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali. Servizio assistenziale con personale qualificato OSS e OSSS. Ristorazione con rispetto della tabella dietetica approvata dall'ASL. Animazione con programmi mensili di attività occupazionali per migliorare la qualità della vita. Servizio di lavanderia interno. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno, telefono 0974 63 61 25, www.villafrancaarl.it. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, dai teenagers alle taglie forti. Accessori, bigiotteria, pelletteria, portafogli high clip. Profumeria fornitissima delle più grandi firme. Profumi artigianali in esclusiva come Acqua dell'Elba e Cartusia. Creme e prodotti di bellezza, trucco Diego Dalla Palma e Rouge Bézier. Idee regalo. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, con ampio parcheggio esterno, via Mattine, Agropoli, telefono 0974 83 87 66. Esiste un posto dove fare la spesa è davvero un gioco da ragazzi, dove trovi pane casereccio, pasta fatta in casa, pesce della costa cilentana, carne italiana e frutta di stagione. Un luogo dove i commessi ti sorridono, sono cordiali, divertenti, prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa, Italia! Ben ritrovati, apriamo con Capaccio Pestum la seconda parte del telegiornale. Discovering Pestum, questo è il titolo del progetto turistico che è stato presentato nei giorni scorsi. Presentato venerdì pomeriggio presso il Museo di Pestum il progetto Discovering Pestum. Capaccio Pestum si dota di un'immagine visiva coordinata che verrà utilizzata per tutti gli strumenti promozionali che verranno posti in essere. Già pronti gadget e brochure, presto anche un sito internet e altri materiali per presentare le splendide bellezze della città. Sì, è sempre di più una collaborazione sul territorio e quindi anche la rete degli info point servirà al territorio. Soprattutto i due che saranno installati sulla statale 18, sono proprio alla porta del Cilento, e ci sarà un numero verde, la gestione unica degli info point da parte di Cilentomania, quindi sempre di più rete, sempre di più una presentazione del territorio articolata, però con un marketing anche fatto in maniera coordinata, e quindi stasera abbiamo presentato anche delle brochure con dei colori, con dei simboli che noi vogliamo rendere sistemici e che funzioneranno. Può sembrare strano, ma come ente locale la città di Capaccio Pestum non aveva del materiale turistico e quindi ci affrettiamo già per l'estate a riempire i nostri info point di materiale turistico, di promozione, e soprattutto dobbiamo lavorare per organizzare le nostre eccellenti risorse che debbono produrre lavoro, ricchezza e soprattutto in un momento di grande difficoltà.
La rete degli infopoint turistici, realizzati in collaborazione con l'Associazione Turistica Cilento Mania, Forum Comunale dei Giovani e altre realtà sociali del territorio, sarà integrata a quella di Agropoli e Castellabate. Gli infopoint comunali saranno 7, localizzati in altrettanti punti nevralgici: Capaccio Capoluogo, Strada Statale 18, Agripestum, Strada Statale 18, Aci Pestum, Stazione Ferroviaria di Pestum, Piazzale Chiesa Licinella, Area Archeologica di Pestum, Torre di Mare. Questo progetto, che vuole innanzitutto mettere in rete un po' di territori, quelli principali, quelli che nascono anche dal protocollo di intesa tra questi comuni, quindi Castellabate, Capaccio Pestum, Agropoli, questo ha fatto sì che insomma si iniziasse da subito una sorta di lavoro preliminare, un lavoro volto a creare informazione, a dare informazione ai turisti che arrivano. Quindi nasce questo progetto di, diciamo, Discovering Pestum, che è ambizioso, è un progetto che vuole dare un'identità chiara, lineare a quello che è il territorio di Capaccio Pestum, con un restyling di tutto quello che è la parte grafica e comunicazione, quindi layout diversi. Si lavorerà tanto anche sull'immagine. Come iniziamo? Si inizierà con l'apertura di 7 infopoint nell'area Capaccio Pestum, di cui Cilento Mania sarà, diciamo, il coordinatore, sarà l'organismo che andrà a coordinare un po' tutta questa macchina di informazione. I primi 2 sono sulla superstrada, punto strategico, punto nevralgico, all'altezza dell'Agripestum e Acipestum, quindi sono già state montate, che sono la vetrina di quello che è il Cilento. Ci sono una ventina di ragazzi presi nell'area Pestum Capaccio che hanno iniziato anche una sorta di formazione sull'area archeologica. Ci sono i ragazzi dell'area archeologica che gli stanno dando tutti gli input necessari per poi poter riferire bene a qualunque viaggiatore si fermasse ai vari punti di informazione, a poter dare la giusta informazione, appunto. Dopodiché i ragazzi hanno fatto anche visita a Castelcivita, alle grotte di Pertosia Auletta, andranno all'Ose Fumalento, proprio per essere, come dire, meglio formati e informati sul territorio stesso. E da Agropoli adesso parliamo di Castellabate per quanto riguarda l'approvazione del progetto che migliorerà la fruizione delle spiagge. La Giunta Comunale di Castellabate ha approvato il progetto per il ripristino del percorso pedonale sugli arenili, già realizzato la scorsa estate per abbattere le barriere architettoniche, migliorare i servizi e agevolare gli spostamenti lungo il litorale. La novità di quest'anno è che, oltre al ripristino della passeggiata, verranno migliorati gli accessi alle spiagge grazie a nuove passerelle in legno che agevoleranno la discesa presso gli arenili. L'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento è di circa 34.000 euro. I lavori coinvolgeranno le meravigliose spiagge delle frazioni di Santa Maria, Lago e Oiastro Marina. La passeggiata pedonale invece sorgerà lungo la spiaggia del Pozzillo e tra Marina Grande e Marina Piccola. Stiamo organizzando le nostre spiagge all'accoglienza dei turisti che anche quest'anno troveranno un importante servizio di accessibilità, dichiara il consigliere delegato al demanio Marco Di Biasi. La passeggiata, oltre ad essere un piacere per gli amanti dello sport, rappresenta un'infrastruttura essenziale per le persone con difficoltà motoria. Il sindaco Costabile Spinelli dichiara invece in merito al progetto: con i nuovi accessi pedonali le spiagge si preparano per essere fruite al meglio e, con la raccomandazione di seguire le misure di prevenzione previste contro la diffusione del Covid-19, per le quali stiamo lavorando anche sugli arenili liberi. L'estate 2020 a Castellabate si prospetta al meglio nelle attuali circostanze. Adesso vediamo un servizio dai collaboratori esterni direttamente da Salerno per il voucher flessibilità e sostegno alla ristorazione. Attendono azioni concrete da cui poter trarre una speranza per sopravvivere ad un evento come quello legato al coronavirus, che ormai è certo farà più danni di una guerra. E quanto si evince dalla lettera inviata dai movimenti, associazioni e imprenditori dell'Oreca, indirizzata al presidente FIPE Confcommercio Enrico Stoppani, al presidente FIEPET Confesercenti Giancarlo Banchieri, nella quale i ristoratori mostrano la loro amarezza per l'immobilismo delle federazioni. È tempo di mostrare
maggiore responsabilità nei confronti di molti imprenditori e delle imprese, ha dichiarato ai nostri microfoni il segretario dell'Associazione Commercianti per Salerno, Armando Pistolese. Delle osterie, dei bar, trattorie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, pub, che a volte sembrano esteticamente brutti e vecchi, ma nei quali ogni anno sbocciano passioni nuove, attività che tengono vive tradizioni di intere comunità e che sono il tessuto sociale ed economico del territorio. Gli imprenditori chiedono con forza interventi strutturali che possano far sopravvivere le imprese, ad esempio la disdetta del contratto di lavoro, la flessibilità in entrata e in uscita dal mondo del lavoro, i voucher, l'accesso al credito, la riforma della legge Bersani e la proroga della cassa integrazione in deroga almeno fino al prossimo 31 dicembre. Allora, noi come ACS in particolare e come ristoratori italiani, perché noi confluiamo in un gruppo di ristoratori italiani, abbiamo scritto questa lettera appello ai presidenti delle grosse associazioni di categoria per chiedere aiuti concreti, perché sostanzialmente i presidenti delle grosse associazioni non è che abbiano fatto molto per noi. Noi nel nostro movimento confluiscono personaggi di rilievo come Lucio Pompili, Alfredo Zini e Pasquale Naccari, che è stato più volte a parlare con il ministro Patuanelli e probabilmente è l'unico che è riuscito ad ottenere qualcosa delle nostre richieste, come potrebbe essere il prolungamento ovviamente della cassa integrazione fino a dicembre, la reistituzione dei voucher che il governo non vuole assolutamente, per noi sarebbe una manna dal cielo, la riforma della legge Bersani, perché sì, la legge Bersani, la concorrenza fa bene a tutti. Però almeno noi parlavamo per esempio anche noi della CS di competenze specifiche di una persona per avere un tipo di attività determinata. E ovviamente ogni uso diventa un abuso, i voucher sono stati abusati da chi li ha utilizzati male, però io ritengo che per noi, che ovviamente abbiamo un picco di lavoro il sabato, il venerdì o anche la domenica a pranzo, sarebbe una manna dal cielo, ripeto, quindi il voucher potrebbe essere una salvezza per noi, che non possiamo in questo momento impegnarci a fare altri contratti a dipendenti mai per un giorno, diventa difficoltoso. Che bilancia traccia la CS dopo un mese insomma di ripresa dalle attività tra asporto, non asporto, domicilio fino all'apertura totale? Guardi, io ho vissuto tutte le fasi, perché con la mia attività ero abilitato anche alla vendita. C'è stato una graduale ripresa che piano piano si sta vedendo. Però è lenta, la gente comunque ha ancora paura. Noi cerchiamo di dargli sicurezza e rispettare tutte le regole, purtroppo ovviamente non tutti lo fanno, ma chi non le rispettava prima, io l'ho già detto altre volte, non le rispetta neanche adesso. I problemi della città ovviamente ci sono e vanno risolti, però diciamo che pian piano la gente ha voglia di uscire. Diamogli le condizioni per uscire e date anche le condizioni a noi per lavorare bene, questo chiediamo. Per questo noi poi ci riuniremo con la nostra assemblea ordinaria la settimana prossima come ACS per fare un punto della situazione. Non mancherà anche un tavolo nazionale? Sicuramente, se non la prossima settimana, fra due settimane ci incontreremo probabilmente a Roma con tutti i ristoratori, abbiamo associazioni da tutta Italia, Liguria, Sicilia, Marche, Lombardia, i toscani, e ci incontreremo tutti per probabilmente fare un movimento nazionale. Ci fermiamo ancora un istante, rimanete con noi, a tra poco. Benefici per la nostra salute da oggi hanno un nome: Fisiomedica. Specialisti in medicina fisica e riabilitativa, fisioterapia, ortopedica, neurologica, sportiva. Rieducazione posturale globale. Misura e prenotazione plantari ortopedici.
ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno, per info e prenotazioni 366 20 90 988. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Prenota il veicolo adatto alle tue esigenze. Cilento Rent, ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com. Facebook Cilento Rent Autonoleggio. Telefono 0828 199 98 71. Regala un sorriso, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Lume di Agropoli. L'associazione offre al disabile la possibilità di integrarsi favorendo la socializzazione, migliorando il suo benessere globale, svolgendo tutti i giorni attività manuali, canore, teatrali, sportive. Tutto questo è possibile grazie ai volontari psicologi, sociologi o SSS. Regala un sorriso, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Lume di Agropoli. www.associazionelume.it, pagina Facebook Associazione Lume Agropoli, mail info@associazionelume.it. PCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 14 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Pestum, Viale della Repubblica, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto, Pellezzano e Capaccio Pestum Statale 18. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. Da sempre Focus Point fa la differenza perché propone solo lenti di alta qualità. Essilor, Zeiss, Hoya, Rodenstock. Esperti ottici al tuo servizio, occhiali certificati e garantiti, grif delle migliori marche. Riparazione occhiali, pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista, topografia corneale, centro applicazioni, lenti a contatto. Focus Point, via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno, telefono 0974 82 80 49, anche su Facebook e Instagram. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2.000 metri quadrati di showroom e 8.000 metri quadrati di superficie aziendale, ti offre in pronta consegna oltre 100.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti delle migliori marche a prezzi imbattibili. Vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori, consulenza gratuita, assistenza pre e post vendita, possibilità di finanziamenti a tasso zero. Vieni a trovarci! Santo Mauro, materiale per l'edilizia, strada statale 18, Capaccio Scalo, Salerno. Per il tuo benessere psicofisico, studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Presso lo studio si effettuano piani nutrizionali personalizzati, DNA e dieta, valutazione e composizione corporea.
Studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, via Giuseppe Verdi 1, Agropoli. Telefono 338-5711-713. Pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Email nutrizionericci@virgilio.it. Convergenze, internet, phone, TV, energie. Ben ritrovati, apriamo con il Vallo di Diano, questa terza parte ed ultima del nostro telegiornale. Tribunale di Lago Negro, mancano le aule in vista della riapertura, la denuncia del Codacons. A breve riprenderanno le udienze presso il Tribunale di Lago Negro con una serie di nuove disposizioni da seguire che ne limiteranno inevitabilmente anche il lavoro e l'azione. Limitazioni che sono state segnalate da più parti e che a tal proposito ha riportato anche alla luce le difficoltà derivanti dall'accorpamento avvenuto nel 2013 di un tribunale più grande come quello di Sala Consilina all'interno di una struttura decisamente più piccola e con un bacino di utenza ridotto rispetto al Foro di Giustizia Salese. Così come ridotto risultava anche il numero di avvocati iscritti all'ordine locale. Ora che la necessità di spazi ampi e di percorsi adatti a garantire il distanziamento sociale diventano una necessità regolata dalle disposizioni normative, ecco che si riaffaccia il problema più volte denunciato nel corso degli anni. Grande attenzione sulla questione arriva dal Codacons Vallo di Diano ed in particolare dalla referente avvocata Silvana Viola, che ai nostri microfoni segnala come gli spazi per poter svolgere le udienze con l'approssimarsi della riapertura sono limitatissimi. Nel suo intervento non manca di sottolineare come il Vallo di Diano necessiti di un presidio di giustizia sul posto. L'Associazione dei consumatori fin da subito ha sposato la lotta contro la soppressione del Tribunale di Sala Consilina e fin da subito abbiamo naturalmente denunciato le incongruenze, cioè un tribunale più piccolo non poteva naturalmente accorpare un tribunale più grande con una sezione distaccata e ad oggi abbiamo praticamente avuto ragione noi, cioè purtroppo il Tribunale di Lago Negro non è in grado di assicurare il distanziamento sociale. Dal 1 luglio riprenderanno naturalmente le udienze e ci ritroveremo naturalmente ad utilizzare poche aule del Tribunale di Lago Negro perché solo poche di esse hanno praticamente un'ampiezza sufficiente ad assicurare il distanziamento sociale. Noi in questo territorio, questo è naturalmente un appello ai politici del territorio, a naturalmente ripristinare quelli che sono i servizi nel Vallo di Diano, dal ripristino del Tribunale al ripristino dell'Istituto Penitenziario, ma anche alla creazione di nuovi servizi, quale una strada ferrata che ci colleghi alla provincia di Salerno. Lo stesso Luigi Curto di Polla deve essere praticamente potenziato, perché il Vallo di Diano è un bacino di utenza con un numero di persone superiore ai territori limitrofi, quindi alla stessa vicina Basilicata ma anche a Vallo della Lucania. Non andavano soppressi i tribunali, soprattutto al sud. Considerate che nel Vallo di Diano c'è naturalmente ci sono delle infiltrazioni camorristiche che richiedono un opportuno intervento, richiedono una procura presente sul territorio. E il nostro corrispondente Daniele Romualdi è stato all'Elysium per lezioni di yoga e Tai Chi Quan presso l'Elysium. Vediamo com'è andata. In occasione della giornata mondiale dello yoga, domenica 21 giugno, si è tenuta una giornata dedicata allo yoga e Tai Chi Quan. L'evento è stato organizzato da Endas Nazionale ed è stato ospitato dalla struttura Elysium di Agropoli. Oggi celebriamo due importanti date. La prima è quella di una ripartenza dello sport dell'Endas. Questo è il primo evento a carattere nazionale che mandiamo in diretta streaming, perché oramai viviamo anche di dirette streaming per gli eventi sportivi. E il secondo, celebriamo la giornata mondiale dello yoga.
quindi abbiamo intitolato questa giornata Wellness Day, un po' a richiamare quelli che sarebbero stati gli Sport Games, l'evento da quasi 3.000 persone che avremmo fatto assieme all'Elysium, ma assieme al comune di Agropoli, che purtroppo è stato cancellato perché era per fine maggio. Oggi invece proviamo comunque a ritrovare quello spirito, a ripartire anche dall'insegnamento che ci vengono dalle arti millenarie, come il Tai Chi Quan, che è un'arte marziale interna proveniente dalla Cina, interna intendo che fa bene internamente, a differenza delle arti marziali esterne, e poi lo yoga, questa pratica millenaria avvolta anche da un filone di mistero, no? questa palestra per lo spirito, e poi abbiamo allegato un inizio che è quello del settore del tiro con l'arco nazionale, che si presenta ai nastri di partenza delle attività ENDAS, visto che era anche questa è stata interrotta nella primavera che è passata. Quindi è una rinascita con gli auspici della giornata del sole, perché oggi, essendo il primo giorno d'estate, è il primo giorno in cui nel corso dell'anno le tenebre lasciano il posto alla luce, nel senso che è una giornata più lunga nelle ore diurne che non quelle notturne. Quindi è un auspicio, ma soprattutto il primo evento fatto con una certa rilevanza nazionale dall'ENDAS. In concomitanza c'è un evento di yoga anche nell'ENDAS Marche, e quindi abbiamo creato questo filo che congiunge le Marche con il Cilento, e il nostro punto è l'Elisimo, questa meravigliosa struttura, quale nome più azzeccato se non quello dei Campi Elisi, come la mitologia achea ci ricorda. Questo evento da cosa nasce? Noi siamo associati dell'ENDAS da qualche anno ormai, e abbiamo subito accolto questa occasione per poter, appunto, come ha detto anche Gianluca, ripartire, perché questa giornata è sicuramente una giornata rivolta allo yoga, al tai chi, e quindi tutte quelle attività che vanno appunto a far riferimento a un rilassamento, a una salute mentale soprattutto, perché vogliamo appunto dare un rilancio, quindi una giornata di ripartenza anche per quella che è stata l'emergenza del Covid, e Elysium c'è sempre stata. Noi abbiamo riaperto il 25 maggio con la palestra e il 3 giugno con la piscina, le nostre attività sono in pieno ritmo in questo momento. Ringraziamo tutti i nostri iscritti che hanno ricominciato a seguirci con grande calore, e ci scusiamo per coloro che invece, come ad esempio i bambini della scuola nuoto, che ancora non possono riprendere, ma speriamo al più presto di poter ricominciare e accoglierli tutti quanti. Faremo in modo che le attività continueranno anche a luglio-agosto, momenti in cui precedentemente eravamo comunque chiusi, adesso invece, per poter permettere appunto alle persone di recuperare il tempo perduto durante l'anno a causa del Covid, ma soprattutto per poter permettere comunque ai ragazzi anche di ricontinuare quelle che erano le loro relazioni sociali, che magari in questo periodo di Covid, di quarantena, si sono andate perdute. Quindi abbiamo cercato di promuovere comunque anche la socializzazione dei ragazzi tramite appunto lo sport, che è fondamentale. Noi ci troviamo in via Lento 1 ad Agropoli, siamo sulla una meravigliosa collina, abbiamo la palestra con sala attrezzi, la piscina dove facciamo corsi di scuola nuoto e di acqua gym, ma anche nuoto pinnato, e non solo nuoto puro ma anche nuoto pinnato, e abbiamo anche varie attività quale la TMA, comunque il nuoto per disabili. Siamo molto attenti alla necessità di tutti i nostri clienti e vi invitiamo a venirci a trovare, non solo per il benessere psicofisico ma anche per degustare una buonissima pizza che troverete alla nostra pizzeria. Ancora un servizio televisivo da parte dei nostri corrispondenti. Mi trovo a Perito in compagnia del presidente Antonello Marcelli, presidente della Proloco, per parlare della decisione appunto della Proloco, in accordo anche con il comune, della sospensione per quest'anno della festa nel bosco. Allora, si è giunta alla decisione alla fine di non eseguire, di non svolgere questa festa che era giunta al 40° anno. Sì, purtroppo abbiamo dovuto prendere questa decisione importante di annullare la 40ª edizione della festa nel bosco, per la prima volta nella storia della manifestazione, però purtroppo le norme vigenti in questo momento non ci consentivano di realizzare l'evento a pieno, quindi tutte le restrizioni, tutti i provvedimenti presi dal governo e dalla regione andavano a snaturare la manifestazione, oltre che la possibilità di magari creare un disagio alla nostra comunità. E quindi credo in maniera responsabile abbiamo deciso di sospendere l'evento per il 2020. Come l'hanno presa i cittadini, innanzitutto di Perito,
tante le persone, i visitatori che sono un po' tristi ovviamente perché come festa era ben organizzata, quindi poteva rispondere in un certo qual senso alla, diciamo, all'esigenza Covid, non proprio a tutto, però organizzata bene. Ma a dire il vero, la popolazione, almeno nella maggior parte, ha accolto con favore questa nostra decisione, perché appunto si concretizza soprattutto nella tutela della salute pubblica, quindi credo che era l'aspetto più importante. Ovviamente c'è anche la parte che avrebbe preferito la realizzazione dell'evento ad ogni costo, però penso che chi ha la responsabilità di decidere a volte deve fare anche delle decisioni pesanti, e quindi non ci siamo tirati indietro e abbiamo, ripeto, con responsabilità preso secondo me la decisione più giusta. Beh, ripeto alla fine quello che ha detto il Presidente, che è stata una decisione difficile, però purtroppo con le restrizioni che c'erano non consentivano la realizzazione della solita festa nel bosco, appunto si andava a snaturare la manifestazione, e quindi abbiamo preferito, anche per la salvaguardia dei concittadini di Perito, di annullarla per quest'anno. Quindi semmai qualcosa di più piccolo, ma giusto tra voi, diciamo, come sicuramente si farà in grandi paesi. Probabilmente per agosto ci sarà qualche altro evento più piccolo, però è ancora tutto da decidere, ecco, dobbiamo ancora prendere delle decisioni in merito. È attiva tutte le domeniche dalle 17 alle 20, a partire da domenica 21 giugno, quindi da ieri, presso l'impianto sportivo Guariglia, l'isola ecologica mobile. Si potrà conferire multimateriale, umido cartone secco indifferenziato e vetro. Non si potranno conferire gli ingombranti. Era questa l'ultima notizia di oggi. Io vi ringrazio per averci seguito. Appuntamento a una prossima edizione del TG di Cilento Channel. Vi ricordo questa sera alle ore 18 diretta news con il consueto appuntamento con i consiglieri di opposizione di Agropoli e più tardi il sindaco di Agropoli Adamo Coppola per fare il punto sulla chiusura del lungomare San Marco. Grazie per averci seguito. Arrivederci.